Piccola domanda per voi, la giustizia sportiva funziona bene o male? Cosa ne pensate? Fatemi sapere, perché io vi dirò la mia opinione su quella che è stata la pena inflitta ad Andrea Agnelli nel verdetto di oggi, quindi un'inibizione a 12 mesi più 300.000 euro di multa, subito dopo la sigla. A dopo. Da cosa è nato questo caso eclatante, 'Ndrangheta, Andrea Agnelli, poi le associazioni sono facili? Tutto nasce da un'inchiesta del Tribunale di Torino chiamata appunto Alto Piemonte. Alto Piemonte è il compito di, ha come scopo quello di far luce su delle associazioni criminali presenti sul territorio di Torino. Queste società criminali a quanto pare operavano anche con delle attività legate al bagarinaggio, ovvero tramite attività di bagarinaggio andavano a finanziare dei traffici illeciti di droga e altre cose. Su questo sta tentando di far luce, ma il bagarinaggio era legato soprattutto alla vendita dei biglietti della Juve, per cui ha coinvolto indirettamente la Juventus. Non a caso Andrea Agnelli ed alcuni dirigenti sono stati sentiti come persone informate sui fatti o come testimoni sulla vicenda, mai come imputati, per cui cerchiamo di fare un po' di chiarezza, mai come imputati, ma come persone informate sui fatti, perché c'era necessità di scavare a fondo su questa storia. Ovviamente l'inchiesta Alto Piemonte ha passato le carte a quella, alla FIGC, alla Procura federale, per tentare di far luce sulla vicenda, anche sulla questione legata ovviamente al regolamento sportivo. Cioè, se la Juventus potesse in qualche modo aver combinato qualche illecito sportivo. Questo è il punto del discorso. L'illecito c'è, a quanto pare, perché Andrea Agnelli è stato inibito per 12 mesi con questa multa da 300.000 euro, ma non perché trattasse direttamente con associazioni criminali. State attenti. No, è stato incriminato, forse esagerato, è stato incolpato, è punito sulla gestione dei biglietti, perché a quanto pare la Juventus, come ha ammesso in commissione antimafia quando si è tentato di far luce sulla vicenda assieme al procuratore federale Pecoraro, di cui non voglio parlare perché altrimenti direi tantissime parolacce, ne direi una dietro l'altra e YouTube mi chiude il canale, mi chiude la monetizzazione e sono costretto a prendere il mio fagottino ad andare via da questo posto, per cui voglio rimanerci per ancora tanto tempo e non parlerò male di Pecoraro. Cosa è successo? Praticamente in commissione antimafia la Juventus ha ammesso di dare dei numeri abbastanza importanti di biglietti direttamente ai tifosi, così in questo modo c'era una sorta di pace tra i due. Vendeva poi, scusate, non regalava, vendeva direttamente ai propri tifosi un numero di biglietti. I tifosi poi, i gruppi di tifosi, i gruppi ultra, a quanto pare, con le somme ricavate dal bagarinaggio andavano a finanziarsi questi traffici illeciti. Però su questo la Juventus non c'entra praticamente nulla. La Juventus è stata incolpata solamente per la gestione dei biglietti, non per il fatto che Andrea Agnelli avesse dei rapporti con tifosi immischiati in fatti di mafia, 'ndrangheta, eccetera. Per cui, caro Pecoraro, attaccati, perché il signor Pecoraro dovete capire che vuole la testa di Andrea Agnelli, non è la prima volta, ha fatto delle figuracce, tempo fa associò il suo nome all''Ndrangheta direttamente con una disinvoltura quasi pazzesca, il Fatto Quotidiano con alcune penne veramente illuminanti, scrisse tanti articoli associando sempre Agnelli all''Ndrangheta, ovviamente questo non è vero, perché addirittura Pecoraro in sede di commissione antimafia tentò di portare una sorta di intercettazione in cui Agnelli, a quanto pare, parlava con Rocco Dominiello, che era uno degli indagati di questa vicenda qua, cercando di incastrare quasi Andrea Agnelli come se fosse mischiato. Fatto sta che questa intercettazione non esiste, Pecoraro l'ha fatta una figura di merda, come ha fatto la figura di merda quando andò a trattare con Geli La Carogna, ma quello la gente se n'è già dimenticato, l'importante è che la Juve sia colpita da questa vicenda, ma torniamo a noi. Questa intercettazione non esiste, per cui quel capo d'accusa proprio è caduto, cioè no, zero. Il giudice del Tribunale Sportivo ha detto che Agnelli non può essere punito per quel tipo di capo d'accusa.
Per cui sia Agnelli sia la società Juventus hanno deciso già comunque di fare ricorso al processo d'appello, quindi questa sanzione per ora è provvisoria, perché poi dovremmo aspettare la sanzione dell'appello, se quasi mai venisse accolto poi il ricorso della società. Anche Pecoraro vuole aspettare l'appello per tentare di avere la testa di Andrea Agnelli, e per fortuna che abbiamo degli avvocati così in gamba, perché tantissimi di voi, quando uscì tramite la stampa un eventuale accordo di patteggiamento tra Pecoraro e Agnelli, tanti di voi avrebbero scelto quella strada, quindi ammettendo proprio la colpevolezza senza andare avanti. Io mi auguro che Andrea Agnelli da questa vicenda ovviamente ne esca come vincitore, però intanto il suo ruolo alla Juventus già con questa pena non è a rischio, per cui sono molto molto contento di questo risultato, però non sono contento della giustizia sportiva. Ma non sono contento, ragazzi, non perché voglio fare il solito vittimismo dello juventino che viene quasi perseguitato, un po' come lo era Berlusconi tempo fa. Assolutamente, se la Juventus è coinvolta in alcune cose e viene indagata, è giusto che venga indagata. La mia domanda è: perché viene indagata solo la Juventus, quando sappiamo benissimo che in Italia il traffico di biglietti e la vendita diretta da società a gruppi ultra è una prassi consolidata? Addirittura in certi stadi troviamo anche i boss della Camorra a bordo campo e non succede mai nulla. Ma io ho dei sospetti sul funzionamento della giustizia sportiva già ai tempi di Calciopoli, perché venne fatto un processo in fretta e furia, un processo sportivo che andò a decidere poi il futuro di tante società in maniera importante, perché la Juventus fu danneggiata per 5 anni. Per 5 anni venne mandata in B senza elementi probatori schiaccianti, senza prove veramente chiare, perché si trattava di intercettazioni che erano un po' quasi fuffose, era fuffa, non c'era niente che andasse ad essere determinante, o dove un giro di denaro, dove si capisse veramente che c'era della corruzione all'interno della Serie A. Poi anni dopo uscirono anche delle intercettazioni interessanti di Facchetti, di altre società, di Galliani, eccetera, però nulla. L'unica che doveva pagare era la Juventus, doveva essere il capo espiatorio di tutto quello che era successo, di tutto quello che era il resto del calcio italiano. Perché fa comodo, ragazzi, andare a colpire la Juventus, comunque il 50% dei tifosi e tutti gli altri sono dall'altra parte della barricata. Che poi la giustizia sportiva sia giusta o meno, di quello ce ne fottiamo altamente, l'importante è andare a colpire chi vince. Ecco come si sta riducendo il sistema calcio italiano, con una giustizia sportiva che va rifondata, perché molto spesso si arriva a una sentenza senza un'accusa veramente chiara e schiacciante, secondo me, come il caso di Conte, perché Conte, ragazzi, venne sospeso 6 mesi perché non poteva non sapere, ok? Siamo arrivati a questi livelli. Secondo me non è equa, non è una giustizia sportiva equa, ok? Per cui io mi auguro che si intervenga su questo organo qua, perché non è possibile che si arrivino a delle sentenze simili, ok? Per quanto riguarda questo caso, forse è il caso meno amaro rispetto agli altri, però gli altri veramente mi hanno lasciato il dente avvelenato, per cui ci tenevo a ribadirlo in questa occasione. Tutto qua. Quindi, ragazzi, io voglio la vostra opinione riguardo questa inibizione 12 mesi, cosa ne pensate? Se c'è qualcuno che è esperto in diritto sportivo, ben venga il suo intervento. Per quanto riguarda il facile becerismo, verrà ovviamente bloccato. Se iniziamo a parlare di Juventino dietro le sbarre, i luoghi comuni, e si ragiona per stereotipi, io blocco, perché nel mio profilo non voglio gente che è analfabeta funzionale, ovviamente, perché si scrive non è analfabeta, però se inizia anche a non capire, allora sì, è analfabeta funzionale. Per cui, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, seguitemi sui social, e a breve lanceremo una piccola novità con un altro youtuber che è Simone Afsim, cui saluto. E basta, tutto qua. Ci vediamo domani con un altro video, perché mi è stata fatta una domanda a proposito sulle live reaction. Perché non le metti anche quando la Juventus perde? Vi spiegherò il motivo, che credo sia abbastanza chiaro, su domani direttamente su un altro video. Quindi, ragazzi, ci vediamo, e fino alla fine, forza Juventus!